Uomini e donne, Gemma Galgani fa infuriare i fans. Gemma Galgani è la dama più amata e contestata di Uomini e Donne Over. Dopo aver avuto sempre tanti corteggiatori, la torinese ultimamente si è ritrovata ad essere senza nemmeno un cavaliere. Nonostante questo però, la stessa è riuscita a confrontarsi con qualche amica, come ad esempio Ida Platano. Come sapete tutti, il programma pomeridiano di Maria De Filippi non va in onda da qualche giorno, a causa del coronavirus. Dunque, dame e senior sono tranquillamente chiusi in casa, in attesa di registrare nuove puntate del dating show. Ma Gemma invece, cosa starà combinando sola soletta? Ebbene, proprio la protagonista in questione, poche ore fa, ha scritto un post nel quale fa sapere qualche dettaglio in più riguardo a questo momento drammatico che tutti stanno vivendo in questo momento. Ecco la sua filosofia di pensiero. In questo momento così complicato, triste e desolante per tutti noi, abbiamo forse anche bisogno di un po' di leggerezza, o comunque di qualcosa che ci distragga la mente, e la lettura, in generale, è un ottimo strumento per estraniarsi e rifugiarsi nel mondo che più preferiamo. Vi è un nuovo capitolo della mia vita su Uomini e Donne Magazine. E racconto di quando sia io che il mio futuro marito, in seguito al nostro colpo di fulmine, ci siamo decisi a lasciare i rispettivi fidanzati per poi ritrovarci liberi di vivere il nostro amore, più felici e incoscienti che mai. Anche leggere d'amore fa bene. Sempre. Ma potevano mancare gli haters nei commenti? Certo che no. Uno di questi leoni da tastiera ha scritto alla famosa dama di Torino in questa maniera: scusa, ma io ora non riesco a pensare a nulla tranne ai morti di tutti i giorni. Neppure figlia e nipote mi distolgono da questo pensiero. Penso ai parenti che non possono neppure accompagnare i loro cari per l'ultimo saluto. Queste parole però hanno totalmente infastidito la Galgani, che seccata ha replicato in questa maniera: cara, tu sei un fake, ma non preoccuparti che sono molto vicina a sapere chi sei. Questione di ore. Ma non è finita di certo qui, perché nelle ultime ore una contestatrice di Gemma Galgani ha scritto una lettera al magazine Nuovo, rubrica curata personalmente da Maurizio Costanzo, dove esprime questo pensiero contro Gemma riguardo alle ultime puntate del Turnover mandate in onda su Mediaset. Solite sue sceneggiate. Si è messa a lamentarsi che non ha più corteggiatori. Per me vuole solo passare per vittima. L'abbiamo capito tutti che recita solo per restare in TV. La stessa conclude la sua missiva facendo un appello alla stessa conduttrice, Maria De Filippi, chiedendole di cacciare la Galgani dal programma. Ma ecco che Maurizio Costanzo non la pensa proprio in questa maniera e risponde riferendo queste esatte parole: se lo fa per far parlare di sé, ha raggiunto il suo obiettivo, Gemma Galgani. Per questo resterà ancora a lungo nel programma. Alla fine il marito della De Filippi conclude il suo discorso invitando il telespettatore in questione a cambiare canale se non gradisce la presenza costante di Gemma Galgani. Ma torniamo all'ultima apparizione televisiva di Gemma, che ha davvero suscitato scalpore da parte dei telespettatori. Maria De Filippi ha pensato bene di inserirla stranamente nel daytime di Amici. La dama del turnover di Uomini e Donne ha voluto incoraggiare i giovani artisti dicendo queste parole: vi state chiedendo perché proprio io? Il teatro è la mia vita e la mia vita è il teatro. Per chi non mi conosce, sono Gemma Galgani e ho conosciuto tanti cantanti e ballerini che fanno parte di quel mondo dello spettacolo che vi permetterà di realizzare quel sogno che avete da sempre. I finalisti del talent show Mediaset però hanno riconosciuto subito la protagonista di Uomini e Donne, tanto che hanno dimostrato la loro felicità nel vederla. Conoscendo a fondo il carattere di Gemma e sapendo che quando vuole è un'ottima adulatrice, ha iniziato a elogiare sia i ballerini che i cantanti, riferendo queste precise parole: vi amo uno ad uno, con profonda ammirazione. Siete tutti bravissimi. Non vorrei essere nella giuria, avrei avuto delle difficoltà a scegliere tra di voi. Conclude il suo discorso incoraggiando tutti gli artisti presenti nella casetta, esprimendosi in questa maniera: so che è un momento difficile perché dovete esibirvi senza pubblico.
Ma non preoccupatevi, avete tutto il futuro per farvi applaudire dal pubblico. I vostri fan vi stanno già aspettando. L'acerrima nemica di Tina Cipollari che osa ancora. Mi avete dato tante emozioni. Nei momenti di fragilità avrei voluto essere lì, ad abbracciarvi. Poi la stessa conclude garantendo: sarei stata come una mamma, pronta a dirvi che quelle debolezze saranno un giorno la vostra forza. Dopo queste dichiarazioni della Galgani rilasciate durante la messa in onda pomeridiana del talent show Amici, il pubblico televisivo si è scatenato con ogni sorta di commento. C'è chi addirittura ha scritto sui social che l'incoraggiamento in un momento drammatico come questo vada fatto ai medici e infermieri. Ma non è tutto, perché proprio nelle ultimissime ore Gemma ha pubblicato sui suoi social una vera e propria sviolinata a Maria De Filippi, scrivendo questa frase: grazie a Maria De Filippi che porta conforto e amorevolezza in questo momento così delicato e difficile per tutti. Questo particolare ha fatto infuriare il popolo del web, il quale ha definito la dama piemontese come una vera e propria lecchina. Ritenete che Gemma Galgani abbia voluto essere gentile nei confronti di Maria De Filippi scrivendole sui social media una bella frase, oppure l'ha fatto per un tornaconto personale? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.